Ok, qui la gente è andata via, immagino. Perfetto. Ok, quei cinghiali lasciamoli lì. Andiamo ragazzi verso la prigione, così direttamente andiamo subito a toglierci di mezzo i prigionieri. Sperando di non incontrare lupi, cinghialotti selvatici, bastardi e altro. Ok. Come al solito ti ho portato due prigionieri. Sono soldi, ragazzi. Questa ascia, ragazzi, Great Pig Iron, la vendo. Tanto non ho altro. Catene ne ho. Quante catene ho? Tre. Va benissimo. Vediamo chi c'è in prigione. Peraeon. Non mi dice nulla. Questo Aldert. Matto Spearman. Niente ragazzi, se devo prendere qualcuno deve essere per forza un uomo con Ash. O anche una donna con Ash. Potrebbe essere la moglie di Tiotar. Futura moglie di Tiotar. Perché il tratto fiori, ragazzi? Non è male. A saperlo non vendevo l'ascia. Ma porca di quella balaustra. Quinigis. Quando vuoi per entrare nel gruppo? Minchia, 216, ragazzi. Nine. Sei troppo cara per i miei gusti. Ok. Abbiamo 800 monete, ragazzi. Non so poche. Io adesso, ragazzi, vorrei incontrare un po' la nebbia. Perché vi dico la nebbia, ragazzi? Perché la nebbia mi ci mette in contatto con delle creature strane. Ma se riusciamo a superare quelle creature strane, effettivamente otteniamo molti benefici. In primis, recuperare un particolare pellame che serve per creare delle armature di secondo livello. C'è una pena d'acciaio, di ferro, che si è ripristinato. Buon pomeriggio, signor Singro, benvenuto. Come sta? Raul, come va la venerazione di Raul? Sto bene, immagino. Zero zaffiri, ragazzi. Speravo in qualcosa di più concreto. Che ci accambiamo qui nei campi. Ok, vediamo se possiamo cucinare qualcosa di buono. Altre tre salsicce di lupo. Paghiamo. Il salario sopravvivo. Raul dice che è soddisfatto per aver sacrificato dei budini al cioccolato per lui. Grandissimo, grandissimo. Allora, questi ragazzi li faccio tutti così. Due pesciolini. E un po' di brandy. Ne sacrifico uno alla vaniglia per lei, mio imperatore. La ringrazio, gentilissimo. No, ho sbagliato di nuovo, ragazzi. Dovevo prendere i miei uomini e metterli qua dentro. Se non lo faccio adesso, ragazzi, ogni volta lo dimentico. Dentro la tenda. Ok. Così mi danno i valor point che mi servono. Più che la felicità.
Ok. Andiamo. Si riparte. Qui c'è un'area un po' ancora da esplorare. Che se a parte sono stato oggi, ho fatto un esame universitario che te è andato sicuramente male, quindi deve essere stato moralmente. Sono eventi che capitano, eh. Speriamo che dai, anche in un 18 potrebbe essere buono. Ci sono un po' di risorse, ragazzi. Qui c'è il mare, qui c'è una torre e direi di pensare allora a riparare le armature. A sto punto. Prima di iniziare lo scontro, avere tutto riparato. Solito salviamo. Vediamo se possiamo recuperare altri due banditozzi da andare a vendere. Minchia. 2, 4. Sono in 7, ragazzi. Dai, che è andato bene l'esame, caro Sincro. Ok, eccoci qui, ragazzi. Sono 3, 1, 4. E altri 3 da questo lato. Vabbè, sono messi in una posizione di netto svantaggio, eh. Possiamo veramente schiacciarli subito. E io vorrei farlo subito con Tiotar, a questo lato. Tanto per mettergli gran paura. Mentre da questo lato sai, quest'arciere qua da solo non mi dice il massimo, quindi me lo porto qui. Inizio con Nikron. Buttati sull'arciere. Lo apriamo subito in due. Ok, ho capito. Ho capito. Beh, io vivo a Milano, quindi avevo letto la notizia, però purtroppo per come stanno andando le cose, ragazzi, andrà sempre peggio. La gente veramente a livello emotivo non ha più che pesci pigliare. Abbiamo un degrado morale a livelli assurdi. Allora, Nikron l'hanno braccato. Facciamo una bella cosa. Subito una bomba velenosa. Così da beccarli entrambi. Purtroppo non arrivo con l'attacco, mi allontano. Ok, arciere. Anzi, farei direttamente con Hackert. Vammi a fermare subito questo qui. Meno male che c'è Wolfury. Certo, adesso mi ha limitato l'attacco. Vediamo di sganciarlo con lei. Perfetto. Altrimenti Wolfury veniva un po' massacrato. L'ho fatto soltanto per curare lo status del veleno, ragazzi. Adesso con lui mi metto qui. Le becco tutte e due. Entrambi si beccano blending. Anzi, forse uno soltanto ha beccato bene. Assoluto. Vabbè, parliamo di professore di qualità, Sinco, che veramente
ho sentito dire storie veramente assurde per come stanno andando adesso le elezioni. Gente veramente che... Ok. Tutti possiamo fare i professori se le lezioni vengono fatte in quella maniera. Cioè anche adesso, anche alle medie, avviene praticamente che fanno partire una slide. Ok. Fine giornata, questi sono gli esercizi che dovete fare e ci vediamo per le interrogazioni. Anch'io domani faccio la mia candidatura. Allora, quello lì è quasi andato e deve essere subito recuperato. Allora, facciamo una bella cosa. Ce la fa, vai qua. Catturalo. Ma vai, dai, Bart, ste cose no. Che pure avvelenato adesso muore. Cazzo deve fare? Nicro non può attaccare a sto punto. Ok. Arbert, vediamo se riesce a fargli il culo a questo qui. Ancora troppa salute. Quindi. Ma porca puttana, prossimo turno Wolfuri lo ammazza. Assolutamente sincro, infatti sono d'accordo con te. Ma forse lo faresti meglio rispetto ad altri, fidati. Anzi, questo l'ho ammazzato perché altrimenti tanto lo ammazzava subito dopo Wolfiori. Quindi tanto vale che aspetto un turno. Vado con lui. Che porca puttana, non ce la fa. Che delusione. Fanno troppa salute ancora. Stiamo rischiando di perdere Hackett, ragazzi. Così non va. Minchia, ma come cazzo le stanno fallendo tutti? Sì, ma questo pony, ragazzi, se gli faccio veramente l'armatura quella da battaglia, ragazzi, quel pony, ragazzi, ammazza chiunque. Ragazzi, questo io devo catturarlo, quindi rinuncio all'attacco con Nikron. Vediamo se riesco a catturarlo nel prossimo turno. Tipo Pokémon, devo catturarlo. Fuoco questo qua muore. Allora mi devo liberare di lui. Vado qui. È avvelenato, ragazzi. Devo cercare di metterlo al sicuro. Ho bisogno di un willpower, anzi di un valor power per salvare Hackert. Quindi tu vieni qui. Mo devi catturarlo. Ok. Tyrannical. Si è bloccato il titolo di tiranno. Ci siamo. Ok. L'arciere, la nostra Beatrice va a curare Hackert, meno così sappiamo che non ci sono problemi. Sto rischiando un sacco di danno soltanto per recuperare un paio di stronzi, ragazzi, niente di che. Allora, tu rientra nello scontro, chiamatelo in battaglia. Sì.
Sto rischiando di perdere Nikron nel frattempo. Ok, vediamo se tu riesci stavolta a catturarlo. Devi catturarlo. Sono due, ragazzi. Hai voglia, hai voglia. Ora vado a breccare questo qua. Spaccalo! Tanto ci pensa il nostro tank. Vediamo se riesco a fargli questa sorpresa. Vai, Hackert. Minchia! Che sfiga, c'era una trappola! Non si può, raga, non si può. Questa è sfiga. Ah, c'è la trappola per Orsi. Non l'ho vista. Allora, Nikron se la sta vedendo maluccio. Ti becchi un po' di punti. Ok, sono tre. Dai, che se ti impegni, Nikron lo ammazzi, eh. Allora, quindi ragazzi, siamo in una bella situazione di merda. Allora, aiuta Nikron. Ammazza sto stronzo. È morto. Nikron, carissimo. Allora, facciamo così. Hackert è a zero di salute, a zero di tutto. Però se lo metto in un posto sicuro, non è avvelenato né niente, quindi non dovrebbe morire. Allora, ne possiamo catturare tre. Quindi mi serve che tu a lui me lo massacri. Ma per bene. Rischia di nuovo di morire. Madonna, raga. Prossimo turno, ragazzi. O muoiono tutti, o li catturiamo tutti. Allora, con lui non ci arrivo a catturarlo. Aspetta, 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 dall'altra parte dobbiamo andare. Allora, Nikon sta morendo. Tu vai qui e prendi il terzo. Ok. Ne abbiamo catturati tre. Adesso dagli una bella sberla a questo qua. E abbiamo finito. Grande Singro. Minchia, ragazzi, abbiamo beccato una bella armatura, eh. Anzi, so due, ma una, questa qua, è importante. Ripariamo tutto. Curiamo tutti. Così siamo belli tranquilli. E vediamo cosa c'è pure dentro il loro loot. Vediamo. Questa, ragazzi, è stupenda, eh. È un'armatura media. 26, vabbè, è più scarsa, però è bella, è bella ornamentale questa qui. Proprio da bandito serio. Però fa schifo. Beatrice non può indossarla perché ha bisogno di quella leggera. Però almeno questa è da livello 3. Bart 22. 31. Lui sta. Questa Tactician Jacket. Che la, se non erro, l'abbiamo pure comprata questa qua. Ed è media.
leggera. 18. E niente, ragazzi, per il resto non ce la facciamo un cazzo. Vediamo cosa possiamo aprire qui. Allora, uno è qui, l'altro è qui. Ci sono due casse dove possiamo recuperare della roba. Vai, Hackert, strategist, perché furfante sembrava brutto. Minchia, ragazzi, catenaccio da tre. Uno. Minchia. Oh, troppi se ne stanno rompendo i grimaldelli. Light Fitters, uno di range. Critical Hit, stiletto. E più un Military Report. Minchia, è normale che c'era una cosa di livello 3. Qui sei da 2. Vediamo cosa c'è. Sto sfracellando decine di grimaldelli, ragazzi. Tre sardine! Tre sardine! Perché? Come l'ho chiamato? Non l'ho chiamato grimaldello? Grimaldello, ah, grimaldello io dico, vabbè. Non ci fate caso, non ci fate caso, ragazzi.